Ciao e benvenuti in un nuovo video. Oggi pulizie bagno e prime impressioni su nuovi prodotti che ho comprato qualche giorno fa e userò per la prima volta insieme a voi in questo video. A dopo! Bene, iniziamo. Allora, partiamo subito con la pulizia del WC. Io fino a qualche tempo fa utilizzavo un prodotto per la pulizia del WC che mi sono trovata veramente bene, però siccome vorrei sperimentare e provare altri prodotti che vedo che su YouTube vengono citati da molte di voi, ho voluto fare anche io questa prova. Come vi dicevo prima, io in genere utilizzo questo, che è l'Isoform. Ha anche una buona profumazione, però visto che è terminato, l'altro giorno facendo un po' di scorta, insomma, per quanto riguarda i detersivi, ho acquistato questo Vicinet Igiene Totale. Ha 5 azioni, almeno qua dice che è così, 5 azioni, disinfezione quotidiana, sbianca in profondità, elimina il calcare, elimina le macchie, dà un fresco pulito. Vi dico anche quanto l'ho pagato perché in verità l'ho preso in quanto era in promozione e l'ho pagato un attimino solo 1,59 euro. Andiamo avanti. L'altro prodotto che ho acquistato e che sarà la prima volta che lo utilizzerò è questo qua. Express sgrassatore disinfettante, sgrassa a fondo, elimina fino al 99,99 dei batteri e ho letto che praticamente è adatto per la pulizia quotidiana delle superfici lavabili di bagno e cucina e di tutti gli ambienti della casa per l'igiene delle superfici. E vedremo anche questo che lavorino fa, anche perché io stavo utilizzando da tempo invece questo, che è il detergente spray igienizzante della Conad, che devo dire ha una profumazione veramente buonissima, lascia un odore nel bagno davvero ottimo. Però come vi dicevo, siccome anche questo stava terminando, ho voluto sostituirlo e provare questo nuovo prodotto. Smac invece era in promozione, l'ho acquistato appunto perché era in promozione, l'ho pagato soltanto 1,19 euro. L'ultimo acquisto, no, penultimo acquisto, ho preso queste qua, queste spugnette per il bagno della Eudorex e sono due. Una così e una così. Quella verde viene utilizzata per le altre superfici del bagno, quindi il lavabo e il bidet, mentre questa rossa la utilizzerò per lavare solo ed esclusivamente il bagno. Come vi stavo dicendo, poi andrò ad utilizzare questa spugnettina qua, quella rossa, per il WC. Guardate come è fatta. Girato di qua. E all'interno, se io vado a toccare, vado a sentire proprio queste sfere all'interno che sono fatte in poliuretano, almeno così viene detto dalla poliuretano. Delle sfere poliuretaniche che amplificano la forza applicata dalle dita sulle superfici. È un sistema igiene sicura e poi spiega rosso per il WC e verde per le altre superfici del bagno. Queste due spugnette le ho acquistate a solo 1 euro. Poi per finire ho acquistato della Dealo
Questo panno in microfibra, che è un panno per pavimenti con l'asola centrale, in maniera che io lo infilo nel palo per lavare a terra e vado più comoda. E l'ho pagato 1,99 euro. Bene. I prodotti che ho acquistato e che utilizzerò oggi ve li ho mostrati, adesso mi tocca solo andarli a provare. Ci vediamo dopo. Thank you.
terminato. Purtroppo la parte dove lavo a terra e dove faccio la doccia non c'è perché non ho registrato e quindi pazienza. Vabbè, però come prodotti ho sempre utilizzato gli stessi, quindi scusate. Prima impressione per quanto riguarda i miei capelli, ne vogliamo parlare? Beh, prima impressione per quanto riguarda questi prodotti che ho utilizzato, un buon 9. Sì, devo dire che sono ottimi sia come profumazione che come performance del prodotto stesso. Si riesce a risciacquare bene, non lascia loni, e lascia un profumo molto gradevole. Niente, le spugnette pure sono ottime da utilizzare, riescono a far andare via le macchie dal primo passaggio. Vicinette per il WC appunto ha una buona fragranza, quindi per il momento diciamo che sono approvata. Allora, ho cercato un po' di ricompormi. Allora, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto e vi mando un bacio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale per aiutare a farci crescere e ci vediamo al prossimo. Ciao! Alla tocca a me. E dov'è il burro che va? Chi è il burro che faccio? Cosa vuoi andare? Quando mi ha seggiato dove sono? Via, mamma mia. Come un boh? Due! E fa qualcosa così e si imbaro io. Ti hai imparato a fare i massaggi. Poi faccio meglio io che la mamma, vero? Come?